mai più gogna, dice Di Maio, e dice queste parole, insomma scrive queste parole, dice del resto portò tutte le forze politiche a dare battaglia, ma le modalità con cui lo abbiamo fatto appaiono adesso grottesche e disdicevoli. Ehm, e in effetti però il fatto quotidiano di oggi continua a raccontare ho cancellato i file dal PC, ho sbagliato e l'ho ammesso, cioè questo tipo di frasi, quindi al di là... Delle modalità che penso che tutti oggi riconosceranno con sincerità che furono del tutto eccessive perché fu, diventò, diventò una clava diciamo, politica. Che effetto le ha fatto rivedere oggi quelle immagini? Perché vedo che ha una faccia molto avvilita. Sì, eh, si parla di corruzione. Di Maio parlava di corruzione. Non sono mai stato accusato, neanche dal peggiore dei miei nemici, di corruzione. Non ho mai neanche come dire, ipotizzato un interesse personale. Eh, economico. M faceva riferimento Di Maio e altri al fatto che dovevano insomma dirmi, di... io chiesi una sola cosa perché ci furono pressioni molto pesanti, perché diversi volevano che mi dimettessi, eh, diciamo in, in carcere. Io dico: io sono un uomo onesto e mi dimetto da uomo libero. Io ci tenni a ritornare sindaco. Non proseguì, non tanto per la richiesta della Lega, ma perché quando un sindaco perde l'autorevolezza non è più in grado di fare il sindaco. E l'arresto, quella roba lì, l'onta. È un marchio di infami. Gifrante, ma non te lo togli mica. Però devo dire che la città, tranne gli avversari politici, eccetera, la città mi ha sempre voluto bene. Cioè io giravo per la mia città, serena a testa alta, perché. Le... Cioè, non pensavano che lei fosse un delinquente oh, in città. No, no, ma anche gli avversari. Ma Scusi, anche chi ma... votava, io, ma magari non mi votavano come sindaco, ma sapevano che, come dire, magari non gli stavo simpatico, c'è un caratteraccio. Ma è un conto, è questa roba qua, è un conto fine in Ma il galera. suo partito la difese? Il partito? Sono, no, allora, il partito, allora Renzi era capo del governo e presidente del consiglio. Adesso prende queste diciamo, posizioni garantiste e si rallegra. E io mi rallegro con Ma all'epoca non lo fu. E fu un po' troppo veloce. C'erano le elezioni. Le un Era cinque. una bella grana lei, e no? In vista è, delle elezioni, so, questa è la se verità. Però se sei convinto intimamente, perché quando c'è una storia di questo tipo, la classe dirigente sa che quella persona non può aver fatto niente, quella persona ha la persona per bene, oppure... Forse qualche dubbio posso avercelo su quello, perché a volte si comporta in maniera un po'... No? La classe dirigente lo sa. È rimasto Loro amico... sapevano che io ero una persona onesta. E devo dire, ci sono state delle persone che sono venute a trovarmi in carcere, quattro, Alfieri, che era segretario regionale del PD, Matteo Mauri, che poi ha fatto il viceministro, Fabio Pizzoli, eccetera. Altri più tiepidi, però questo fa parte della vita. È rimasto vita. amico di Guerini, lei, personalmente? Sì, sì, certo, certo, certo. Assolutamente. Eh, era, diciamo... Il sindaco era sindaco quando io ero un po' il suo allora, assessore factotum, quando già incominciava a venire un allora po' a roma. Ma scusi, ma rimaniamo un secondo al merito, che poi devo sentire naturalmente anche devo sentire Caporale, devo sentire Salusti. Il fatto quotidiano continua a rivendicare che ci fu una confessione che tutti i giornali scrissero ha confessato. Ma dottoressa, io, de io devo rispondere alla confessione. Allora. Io alla confessione dei giornali o alle delle parole che ho detto? Io rispondo alle parole che ho detto, ma se il giornale interno. Perché non devo chiesto anche ammettere onestamente. Ammettere un reato, eh. conviene? Uno confessa e dice: Oh, ammetto il reato. Giusto? Questa è una confessione, almeno io la vedo così. Io, invece, ho interloquito, perché avevo e ho assoluto interesse che la verità venisse a galla, ma dirò di più. La cosiddetta prova regina, cioè la conversazione tra presenti, tra me e lei, eh, con la funzionaria che me ha denunciato, noi abbiamo chiesto durante il dibattimento di primo grado per due volte che venisse ascoltata in aula, per due volte la pubblica accusa si rifiutò, la terza volta il giudice, grazie, di primo grado, la, la fece ascoltare e quella è la più formidabile arma a mia difesa. E a difesa degli altri imputati, scusi, ma che queste frasi in... che per esempio cita anche oggi Barbacetto, no, sì. nel suo pezzo, sono molto rammaricato, ho sofferto molto. Gli sbagli che ho fatto sono stati fatti per il bene della mia città. Il contenuto dei file che volevo spec, cancellare riguarda. Ma mi faccia rispondere quando... una a una, una, perché voglio, ci tengo puntualmente. Eh. Posto che il processo viene fatto in, in, in aula e non con degli stralci, che eh, come dire, con dei collage fatti ad arte per dire, continuare in questa lotta con, contro, contro le persone, perché non è una lotta del diritto, è un accanimento per mantenere in vita la propria esistenza. Mi spiace del fatto che è in collegamento, ma rispondo puntualmente. Eh, sul tema mi dispiace, a me mi è dispiaciuto del casino che c'è stato, io ero sotto shock, e, ero, abbiamo detto... Ero, mi portano lì. Quindi io lei lo... quando dice voglio, volevo cancellare le conversazioni su WhatsApp, allora, lì c'è fa... un, un dato. Se, voglio, se vuole entrare in questo eh. e rifacciamo, diciamo, il, la parte del processo che pure c'è già stata, io non ho niente da nascondere, la rifacciamo. Lì c'è stato quello che tecnicamente si chiama agente provocatore. Perché, dottoressa, eh. io sono stato in, è intercettato per 3500 volte. Il mio telefono squillava sempre perché. Me lo In immagino 40 giorni non trovarono nulla nelle intercettazioni, ma non nulla sulle piscine, ma nulla anche su tutto il resto. Cioè, era come se fosse sulla vita degli altri. Si ricorda quel film sulla Germania Est come dove no? c'erano tutte le spie, non hanno trovato assolutamente nulla. A un certo punto, siccome non succedeva nulla, successe che eh, un tenente colonnello della Guardia di Finanza andò dall'ingegnere capo del comune. L'ingegnere Capo del Comune era una persona di cui io ho eh, grandissima stima e fiducia e gli disse: come ah, fanno i finanziari, no? State combinando dei casini, se in comune succede sempre qualcosa, lì sulle piscine verrà fuori un 48. L'ingegnere Capo, che era una persona, era eh, una persona specchiata e anche mio amico, venne allarmato. io mi allarmai, io mi allarmai e pensai. Caspita, non proprio. Quella, eh, quella mail che ho mandato, io l'ho mandata all'avvocato Cristiano Marini, che era... Di... Avvocato della Contro, quello no, che No, doveva, no, no, da... di no, no adesso spieghiamo la... chi è Cristiano Marini. Eh, l'ho mandata in, uh, uh, in spirito di positiva collaborazione, adesso lo spieghiamo. Se qualcun altro la vede con degli occhi distorti, Può, eh, può come dire, valutarla in modo completamente diverso. Chi era Cristiano Marini? Chi, è Cristiano Marini? Chi era allora? Chi era allora Cristiano Marini? Una persona per bene, come ce ne sono poche in Italia, io di persone ne ho conosciute tante. Un avvocato che era membro del consiglio di amministrazione di Astem e io lo utilizzavo perché forniva gratuitamente delle consulenze al comune. Cioè okay. Io. Un direttore un dubbio chiamava una persona che si fidava, cioè mi dai Sì, dana... ma perché non mi faceva le parcelle, dottoressa, per far risparmiare il comune? E questa persona qua è finita in carcere, questa roba. Con la moglie incinta di sei mesi, solo perché io l'ho coinvolto per far risparmiare il comune. Questa è la storia. altro che. Non lo capisco perché lei pensa di aver fatto del male anche a una persona che non se la meritava. Ah, hai capito io questa roba qua cioè vabbè andiamo avanti allora eh, voglio sentire